il calcio, gli ho detto ai ragazzi, queste due partite noi dobbiamo cercare, io per primo perché sono un debuttante, la nostra squadra che ha tanti debuttanti, dobbiamo spaventarci di meno di quello che si poteva pensare, perché giochiamo 11 contro 11 e non giochiamo né contro l'Inter, né contro il Milan, né contro la Juve, giochiamo contro squadre non alla nostra portata di più, dove l'ago della bilancia è molto sottile, ma è determinante l'aspetto mentale e quindi dobbiamo tutti insieme avere coraggio, avere fiducia, dare fiducia, credere in quello che facciamo e i risultati per un attimo accantonarli. È chiaro che, voglio dire, se tu vinci la partita col Brescia adesso potevamo già pensare che invece non è cambiato niente, perché ci sono altre 40 partite, campionato non lungo di più, dove ci saranno delle settimane dove ti troverai a giocare tre partite e quindi è un campionato che se mantiene la tendenza, non vedo perché non dovrebbe farlo degli altri anni, fai due o tre risultati, ti trovi a lottare per il playoff e ne fai due o tre male e ti lotti a lottare per la retrocessione. Ho cercato di dare fiducia a loro perché il calcio è fatto di risultati, ma i risultati spesso sono figli delle prestazioni. Se continuiamo a fare in questa maniera qui, noi abbiamo fatto un punto in due partite, ne meritavamo almeno tre. Uno come Der, uno come Soldati, Vannucchi, questi sono giocatori importanti, non sono giocatori di seconda fascia, sono giocatori che magari non ce l'è neanche Sassuolo, quei due o tre di due. Ma comunque io tralascerei le individualità, è una squadra comunque che si conosce perché non ha cambiato tantissimo, è una squadra che ha un gruppo giocatori che lavora già assieme già dallo scorso anno. E è una squadra che noi non possiamo permetterci di avere né paura né sottovalutare nessuno, perché la Serie B è questa, c'è molto molto equilibrio. In questo momento noi abbiamo bisogno di essere fiduciosi, credere e basta, e fare quello che stiamo facendo. Noi abbiamo un obiettivo e per raggiungere quell'obiettivo dobbiamo avere un certo atteggiamento, una certa mentalità sempre più positiva.